Ciao a tutti e oggi inizieremo con Jurassic World 2. Jurassic World, qui. È qui che comincia la nostra storia. Una scoperta scientifica che non ha considerato le proprie conseguenze. La natura fece il proprio corso e scatenò il caos. Stavolta la nostra illusione di controllo era maggiore. E il caos ebbe conseguenze ben peggiori. E per un attimo abbiamo ricordato il valore della vita. Ma con il tempo, il ricordo di cosa vuol dire perdere il controllo sbiadisce. E l'ambizione tende a persistere. Per i dinosauri rimasti lì, il tempo si faceva immateriale. Da miracoli della scienza divennero risorse da sfruttare. Forse è ora di riflettere sulla vera natura della natura. Un ciclo eterno, un solo scopo: sopravvivere. Ciò significa che i dinosauri e l'umanità dovranno trovare un modo di appianare le loro divergenze. Pochi estremi esempi di vita, ma la vita prosperava in questi luoghi centinaia di milioni di anni fa. Data la storia geologica di questo posto, non è così improbabile vedere dei dinosauri sotto questo sole cocente. Ma la situazione attuale, con i dinosauri in totale libertà, è insostenibile per quelli al potere, o che credono di esserlo. Pertanto, abbiamo un problema, oppure un'opportunità. È qui che entri in gioco tu. Hanno già ignorato i miei avvertimenti. Forse stavolta, con te, sarà diverso. Voglio concedermi il beneficio del dubbio. Bellissimo, dobbiamo creare il nostro centro per i nostri dinosauri. Iniziamo subito con questa struttura e poi andremo a mettere l'energia e poi a fare la strada. Quindi aspettiamo che finisca di costruirsi, ci metterà un po' di tempo. Possiamo velocizzare o rallentare questa operazione. Ok, energia fatta e ora andiamo a fare il sentiero. Dove lo andiamo a posizionare questo sentiero? Lo dobbiamo fare qui davanti. Dunque io direi posizioniamolo in questa direzione, così va direttamente nella stradina, così le macchine possono uscire da qui. Ok, perfetto, fatto. E quindi adesso dobbiamo andare a vedere di trovare una baryonice. Ah, la baryonice. Quindi prendiamo l'elicottero e andiamo subito a cercarne una. Dunque speriamo che non sia troppo lontana dalla base. Qua è deserto, di solito le baryonici stanno vicino all'acqua, quindi cerchiamo un laghetto o qualcosa di simile. E forse qua, forse l'abbiamo individuata. Allora, ci avviciniamo sempre di più all'esemplare. Eccolo laggiù, perfetto, allora dobbiamo sparargli. Allora, col sedativo, quindi l'animale si andrà a addormentare. Allora, cerchiamo di un attimino metterci in posizione col fucile, con i sedativi. Però dove è andato a finire? Non lo vedo più. Avvicinatevi un po' di più all'animale, per favore, con l'elicottero. Eccolo laggiù, avvicinatevi di più all'animale, al dino, alla baryonice più che altro in questo caso. E quindi cerchiamo di sparargli. Oh, colpita, colpita. Forse servirà un altro sedativo, un'altra freccia. Sta scappando, cerchiamo di seguirlo. Ok, sparato. Dovrebbe cadere a momenti. Perfetto, perfetto, si è addormentato. Ricevuto. Abbiamo preso cattura riuscita. Sapevo che l'avresti fatto, non avevo dubbi. Davvero? Beh, forse solo un paio. Do l'ordine di trasportarlo in questo punto della mappa. C'è il suo laghetto, quindi si dovrebbe trovare più che bene. Ecco qui un bellissimo esemplare di baryonice. Come sapete questo dinosauro è carnivoro e si nutre di pesci, quindi andiamoli subito a costruire una bella mangiatoia all'interno qui del suo laghetto. Come potete vedere
si sta anche un po' rinfrescando, perché il suo habitat naturale è anche l'acqua. Allora, eccola qui, mangiatoia. Allora, vediamo se me la fa posizionare. Ah, no, la dobbiamo proprio mettere dentro al lago. Ah, ok, dai. Posizioniamola così. E quindi qui si formeranno dei pesci. Dovrebbero bastare una mangiatoia per un esemplare. Poi vediamo se ce ne farà prendere altri. Ora mandiamo una bella squadra di ricerca a controllare il nostro dinosauro, se ha bisogno di qualcosa, se ha delle malattie, insomma, se sta bene. Quindi andiamo lì, dov'è? In fondo laggiù, quindi dobbiamo andare più avanti e controlliamo poi con un binocolo. Bisogna stare attenti perché molti dinosauri potrebbero essere aggressivi, e questo qui è un carnivoro, come dicevo prima, quindi potrebbe essere molto aggressivo. Quindi controlliamo da lontano, sperando che non ci becchi, che non ci assalga, e vediamo un po' come sta. Allora, andiamo col binocolo. Dunque, qui risulta che il dinosauro ha bisogno di rocce, quindi andiamo subito a creare un po' di rocce per lui. Dunque, andiamo a mettere le rocce, che ci vengono a costare $1000 l'una, perché dobbiamo portarlo a un comfort alto, cioè al 100% di comfort. Qui la missione dice 95, però se lo portiamo a 100 meglio ancora. Quindi le facciamo finché non raggiunge appunto questa percentuale. Quindi ora andiamo a costruire un posto di guardia all'interno del suo recinto, in modo che così possiamo controllare il suo stato di salute. Dunque, assicuriamoci sempre che ci sia un punto di ingresso all'interno del nostro recinto, in modo che i nostri operatori possano effettuare i vari controlli. Dinosauri infuriati a piedi. Ora ripartiamo con l'elicottero, perché dobbiamo riuscire a individuare degli esemplari di triceratopi. Dai, alziamoci in cielo, cerchiamoli. Questi invece sono animali, o meglio, dinosauri erbivori. Non hanno bisogno eccessivamente dell'acqua, quindi li troveremo, non so, in giro, intorno. Proviamo a vedere se siamo fortunati a trovarli. E poi li dobbiamo ovviamente sedare, quindi addormentare tramite sempre il nostro fucile, e portarli in base. Forse li ho visti, sono laggiù, eccoli, avviciniamoci. Se riusciamo a avvicinarci un pochettino sarebbe meglio. Ora provo a lanciare. Oh, colpito. Però tentano di scappare, quindi adesso gli do un secondo colpo. Ah no, non l'ha colpito. Dai. Ah, colpito, ok. 100%, perfetto. E anche questo lo dobbiamo portare all'interno della nostra base. Quindi chiamiamo l'altro elicottero e trasportiamolo. Dai, posizioniamolo qui. E tra poco arriverà con l'altro elicottero. Ah, i triceratopi ne dobbiamo prendere tutti e tre, quindi ecco qua il secondo esemplare che sta per essere tirato su. Oh, poverino, in mezzo all'aria così. Lo trasportiamo sempre di là, in base. Attenzione che mi cade! Se cade muore. E con cautela. E procediamo a prendere anche il terzo, quindi, a questo punto. Potrebbe essere una famigliola, adesso non so che sesso hanno questi triceratopi. L'ho mancato. Avviciniamoci ancora un po' perché non riesco a prenderlo. No, troppo lontani. Cerchiamo di avvicinarci maggiormente. Ok, colpito. Vediamo se gli do un secondo colpo, se riusciamo a... Non è arrivato ancora, non si è addormentato, quindi non è arrivato ancora al 100%. Ok, colpito, ora cade. Perfetto, dovrebbe addormentarsi a breve. Ecco, si è addormentato e quindi lo trasportiamo in base. Dunque, mi sa che dobbiamo farne un recinto diverso da quello della Baryonice, però anche se questo qui della Baryonice sono enormi, perché comunque loro sono degli animali erbivori e quell'altro è carnivoro, potrebbe attaccarli in teoria. Comunque controlliamo il loro stato di salute, hanno bisogno di erba, perché questi qui mangiano erba, quindi dobbiamo andare ad aggiungere un po' di vegetazione, quindi foglie, fibre e foresta. Dunque, come sapete, questi tipi di animali stanno sempre in gruppo, ecco perché forse ci hanno fatti prendere ben tre esemplari. Che carini che sono. Allora, vediamo un po' cosa hanno bisogno di altra erba. Vedo che
non hanno ancora raggiunto il 95% di comfort, quindi aggiungiamo, che cavolo, cioè questo si sta incavolando. Ah, eccolo qua. Dunque, allora vediamo, ancora fibre gli devo dare. Ma mi sembra che siano un po' nervosi, forse hanno qualcosa che non va. Aspettiamo un attimo. Allora, non riesco a inquadrarli bene per capire che cosa abbiano. Se loro magari mi danno l'opportunità di vederli bene. Allora, vediamo un attimo che problema c'è. Oh, 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 questo... Oh, oh, ma cosa fa? Ma dai, ci ha attaccato questo. L'avevo detto che erano nervosi. C'è qualcosa che non quadra nel loro comportamento. Vediamo un po' che... bisogno di fibre base, comfort sta al 68%. Allora, questi animali qui, i triceratopi, sono un po' suscettibili, quindi cerchiamo di stare più lontano possibile con questa jeep e non andarli troppo vicini. Ho detto non troppo vicini perché poi ci attaccano, ci sfasciano anche poi la macchina probabilmente, perché sono veramente grossi e potenti. Quindi andiamo laggiù e andiamo a vedere anche poi quell'altro laggiù in che condizioni sta. Dunque mi sa che dobbiamo dargli parecchio cibo, però visto e considerato che l'abbiamo messo nello stesso recinto, io direi di andare a costruire un recinto diverso da questo qui, più o meno grande come questo magari, o un po' più piccolo, ma visto che questi sono tre, forse lo facciamo uguale, qui accanto, in modo da sistemarli di là, e poi gli vado a mettere un po' tutto quello che c'è bisogno, ossia il cibo, poi magari qualcosa da bere, quindi un bevitoio, e un po' tutto quello che serve. Quindi lo vedremo magari in un prossimo episodio. Se vi piace questo gioco e volete vedere quindi altri episodi, mi raccomando, sostenete tutta la serie con un bel mi piace. Se avete delle domande o dei suggerimenti, metteteli qui sotto nei commenti. E come sempre vi invito a iscrivervi al canale attivando tutte le campanelle se ancora non l'avete fatto. Ciao e alla prossima!